is ID, I'm using 125. Go ahead. Ci sono i comandi dei rotori, che è questa qua. Praticamente abbiamo due rotori, uno in alto, questo qua che vediamo con la riga verde, che è il rotore numero 1, viene comandato dal comando sinistro-destro oppure con quattro posizioni prememorizzate. Lo stesso discorso per il rotore 2, che è questo qua sotto la riga rossa, anche qua posizioni prememorizzate, per cui se io devo far girare il rotore posso farlo in tre modi, o con una posizione prememorizzata, oppure manualmente andando destra o sinistra, oppure puntando il mouse in una direzione e automaticamente il rotore si porta in quella direzione. Ad esempio qua dall'Alaska e quella zona qua andiamo sul Giappone, basta cliccare sul Giappone e il rotore si porta, io poi mi posso spostare senza problemi, il rotore si sposta direttamente sul Giappone. Idem dicasi col rotore 2, ad esempio vogliamo spostarci manualmente, basta cliccare e il rotore comincia a spostarsi. Qua c'è la segnalazione dei gradi man mano che si spostano, dove si va a finire. E poi questa è la visione della mappa mondiale, abbiamo la possibilità anche di avere una mappa solo europea oppure la mappa solo italiana, a seconda delle scelte, poi ci si può caricare le mappe che si vuole senza problemi. E poi abbiamo qua sopra il comando per l'amplificatore, quindi abbiamo l'on-off generale dell'amplificatore e il comando del tune automatico. E poi questo è un terzo comando che utilizzo per la commutazione della direttiva IAGI per le VHF oppure la verticale. Qua abbiamo i vari fondoscala dei wattmetri, ci sono diversi wattmetri, ne abbiamo, eccolo qua. Ne vediamo uno qua, oppure un'altra visione più ridimensionata qua, oppure un'altra visione qua. Ecco, queste sono diverse perché abbiamo la possibilità di mettere quattro sensori differenti, per cui ci sono i quattro vari. Adesso provo a trasmettere così si rende l'idea. Allora, un attimo solo. Ok, allora qua minimizziamo. Quindi qua vediamo sulla sinistra il grafico verticale con la potenza di picco. Oppure più comodamente lo si può vedere qua, potenza di picco con onde stazionarie riflesse, oppure lo vediamo ecco, qua su questo grafico dove mi dà potenza trasmessa, watt riflessi e di conseguenza rapporto onde stazionarie, sia in forma diciamo numerica sia in forma visiva col grafico a torte e anche qua poi volendo si ha una barra, un attimo che la ecco. Abbiamo sia la potenza di picco che oh, ecco qua c'è la potenza average per cui i watt medi di uscita. Ok, direi che fino qua siamo a posto. Allora, qua abbiamo una differenza qui. Allora, praticamente questa è la videata. Guarda, anche abbasso. La videata di utilizzo normale, quindi abbiamo il controllo del rotore, qua in alto a sinistra il controllo del lineare con la potenza sia in uscita che onde stazionarie. Questa è la finestra DN1MM che per comodità adesso ho solamente queste finestre qua, però logicamente tutte le funzioni che N1MM prevede. Quindi qua l'input del log e qua eventuali corsi o fatti. E questo è il controllo della radio che vabbè qua direi che è abbastanza capibile come funziona la cosa. Cambio di frequenza può essere fatto in diversi modi o ruotando tramite il mouse la manopola del VFO oppure andando sul VFO stesso e evidenziando e poi sempre tramite il mouse si sposta o di 100 kHz, kHz. 10 kHz e via dicendo, oppure inserendo direttamente la frequenza con l'apposita funzione. Buon registro, vado. Allora, praticamente la peculiarità del sistema è che è quella di poter comandare due radio contemporaneamente. In questo momento vediamo. Allora, premetto, si possa fare questa cosa utilizzando due computer oppure un computer solo, a piacimento. In questo momento abbiamo fatto una prova con due computer, quindi abbiamo il computer numero 1 con la radio in banda HF.
questo aumento il volume qua da sopra. E contemporaneamente, adesso abbasso il volume per non... abbiamo la radio numero 2, in questo caso TS2000. Siamo un po' lunghi. Sì, stai andando dal paese. Alzo un po' il volume dalle HF. Ecco, ripeto, si può gestire tutte e due le cose anche da un computer solo, indubbiamente serve parecchia memoria perché i dati che vengono scambiati sono parecchi. Utilizzo la Sound Blaster Server, la doppia Sound Blaster, perché ogni Sound Blaster è dedicata a ogni radio, però questo permette anche di poter effettuare QSO per dire un singolo operatore due radio durante un contest. La radio numero 2, in questo caso che l'ho sintonizzata in banda VHF, basta portarla sulla banda dell'HF e ne siamo a posto. In questo caso abbiamo un perfetto singolo operatore, due radio, 4 VFO. E tutto comandato via remoto con un microfono solo, switchabile a seconda che il PTT venga dato dal PC numero 1 oppure il PC numero 2. Indubbiamente bisogna avere l'antenna e tutta la tecnologia che corre dietro per quanto riguarda la commutazione.